Sul lago della Cesa corso per sommozzatori volontari di protezione civile con il responsabile nazionale WISP attività subacquee Enrico Maestrelli. A lui chiediamo com'è andata questa giornata. Diciamo la giornata si è rivelata alla fine positiva perché tutto quanto era previsto dal programma è stato realizzato. Che cosa com'è andata la giornata? Cosa è stato svolto? Diciamo che questa giornata fa parte del corso di formazione per volontari sommozzatori di protezione civile e questo corso di formazione, che dura nel suo complesso 105 ore, prevede un'immersione in lago perché l'immersione in lago ha caratteristiche diverse per le quali bisogna acquisire competenze specifiche. Questa tappa in Maremma quali caratteristiche ha rispetto alla tipologia di questo lago? Diciamo che la tipologia di questo lago è quella sicuramente di un lago di acqua dolce, quindi di conseguenza anche le metodologie di immersione cambiano leggermente. La conformazione del fondo è tale perché il sommozzatore si deve abituare a non smuovere, diciamo così, il limo del fondo per poter avere sempre a disposizione una visibilità che in caso di ricerca permette di individuare meglio gli oggetti che si stanno cercando. Ricordiamo anche l'importanza della formazione di operatori di questo tipo, che cosa possono fare successivamente al corso? Diciamo che per accedere a questo corso intanto ci si forma, diciamo così, attraverso quelle che sono le competenze dell'immersione subacquea sportiva. Poi abbiamo deciso di mettere a disposizione questa nostra, tra virgolette, professionalità acquisite nell'ambito, diciamo così, della socialità, quindi in questo caso della protezione civile. Sostanzialmente la tipologia di formazione dà ai partecipanti quelle competenze utili a operare, diciamo così, in ambienti ostili o in caso di emergenze.